Food Mentor, divulgatore scientifico della Fondazione Veronesi, Marco Bianchi con noi, è bello ritrovarti. Ciao, ciao ragazzi, come state? Molto bene. E dopo il tuo falso mito che sfaterai staremo ancora meglio. Sicuramente. Ok. Allora, dici. Allora ragazzi, guai a voi se non mangiate carboidrati alla sera. Quante se ne sentono dicendo non mangio la pasta o il riso? Molto demonizzati. Ingrasso ragazzi. Allora, non c'è niente di più falso, la scienza ormai ha screditato tutto, okay. Per fortuna, perché i carboidrati la sera sono ben consigliati. Certo. Sto esultando. Dalla porzione dagli 80 grammi ai 120 grammi, in base ovviamente anche al tipo di vita, attività che abbiamo. Sì. Scusa, ovviamente. Marco e Petra. Dimmi. Dagli 80 ai 120. Ho capito. Non è 210, okay. È 120. Però, ma già questi 120 mi mettono l'anima in pace per sempre. Dipende dal tipo di attività. È già una cosa buona. È già fisica. Una cosa buona. Sentiamo l'attività fisica. Ecco. Allora, consumando carboidrati andiamo ad ingerire anche praticamente melatonina, quindi andremo anche a riposare al meglio e saremo più felici. Più felici perché ovviamente il carboidrato contiene triptofano, che è un aminoacido che ci permette poi a sua volta di essere più felici. Quindi dormiremo bene e sereni come dei bambolini. Che meraviglia, Marco. Senti, ma conditi con quello che vogliamo, allora, o c'è qualcosa magari sconsigliato la sera? Esatto, esatto. Diciamo che il classico ragù, insomma, con carni un po' troppo poi cotte, soffritte, o banalmente anche il classico panna, prosciutto e piselli, ecco. Magari sarebbe da sconsigliare. Va bene. Ma anche la salama da sugo. Esatto, e la salama la lasciamo con tutto l'apprezzamento che abbiamo. Però. Cosa vi hai tirato fuori? Esatto. No, tieni presente inoltre che i carboidrati li digeriamo in un paio d'ore, tre al massimo. Invece tutto quello che è fonte proteica, soprattutto le carni, dalle bianche alle rosse, dalle 4 alle 6 ore. Quindi comunque prolunghiamo la digestione e andremo a dormire comunque sicuramente male. Una pasta al pomodoro. Quindi, pasta al pomodoro. È arrivato un messaggio bellissimo. Parmigiano, pecorino, quale? Scrivono 80 grammi mia nonna, li usava per vedere se è cotta o al dente. Ovviamente è del sud, assolutamente. Viva la pasta, ragazzi. Marco, grazie perché veramente non hai idea di quanto mi hai reso felice, guarda. Sì, ma devi andare anche un po' in palestra, Sì, che... io cammino. Cammino da cammina, qui a casa. Corre, brava, no, è brava. Corre, Petra. No, corre, non corro niente. Cammina però per andare a fare colazione al bar. Va bene. Grazie, Marco. Marco, appuntamento settimana prossima. Un abbraccione, grazie ciao. Mille. Ciao. Mamma, butta la pasta. Cioè, quell'iscrizione in palestra, che... cioè, non la buttare in fondo alla borsa, tirala fuori.